Eccoci qui, Mister Hermes, siamo nel track Nolan. Ogni volta io riporto qui indietro i caschi dopo il test. Questo è l'X-Lite X603 che ha fatto con me 2500 km circa. Lo riportiamo indietro e ringraziamo per il test. È un casco sportivo racing, è diciamo così l'entry level della gamma corsaiola di Nolan Group, che poi non è altro che di X-Lite, che poi non è altro che Nolan Group, in fibra. Ha alcune caratteristiche interessanti, che sono quelle dell'802, che è il casco top di gamma che è in testa ai piloti del mondiale Superbike. Innanzitutto diciamo che ha una nuova calotta disegnata quest'anno, migliorata rispetto al 602, ha una ventilazione diversa con delle diciamo così, con delle bocchette di aerazione che funzionano molto bene sia in mentoniera che sulla fronte. In realtà quelle sulla fronte offrono un'esperienza di ventilazione molto molto migliorata e molto maggiore rispetto a quella del mento. Ha una silenziosità aumentata, è un casco quasi turistico. Chi vuole fare del turismo però ha un animo un po' racing può pensare a questo casco qui invece di spingersi magari sull'802. E con l'802 ha in comune la visiera, che è la stessa, quindi attacchi meccaniche e tipologia di visiera prese dal fratello maggiore. Un'altra cosa interessante, che diciamo così svela l'anima racing, lo vedrete poi nelle foto, è la griglia colorata qui degli estrattori posteriori, che è segno di uno studio da parte della casa molto, molto diciamo così dedicato ai dettagli. Quando si interrompe il flusso produttivo standard per fare queste migliorie qui, sia dal punto di vista che della calotta che dal punto di vista degli accessori, vuol dire che la casa sta investendo su un prodotto e non si sta semplicemente limitando a fare il fratello maggiore di un casco che in gamma c'è già. Questo casco qui è molto comodo, molto confortevole, persino più confortevole del 802 e degli altri modelli in gamma, perché vuole collocarsi a metà fra chi in pista ci va qualche volta e chi poi alla fine lo usa solo per fare delle lunghe percorrenze. Questo che vedete qui, e che è quello che chiedo sempre io quando mi danno un casco, è la versione ad alta visibilità, diciamo, perché in realtà chi fa chilometri notturna, come capita anche a me quando torno a casa nelle lunghe percorrenze, in realtà ha bisogno di essere visto. Esiste una grafica monocolore che parte da 319,99 fino alle grafiche replica che arrivano a 439,99. Se siete un po' ristretti col budget, è sempre consigliabile prendere il monocolore e guardare, diciamo così, alla qualità del casco. La vestibilità è molto buona, la protezione alle intemperie ovviamente è integrale, e la protezione all'urto ovviamente, come tutti i caschi Nolan, è italiano, omologato in Italia. Ha una funzionalità molto buona perché anche con i guanti racing si possono aprire, diciamo così, i condotti, le bocchette di aerazione, e le finiture sono a livello di un casco giapponese, si diceva una volta, adesso sono a livello, diciamo, della qualità costruttiva di X-Lite. Il design è un casco, diciamo così, da corsa che non è molto spigoloso, e in realtà questo si sente, è una cosa molto buona, perché poi anche nelle andature turistiche a media velocità, medio-alta, non si sentono frusci e rumori e fischi particolari. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo è molto alto, anche se sul prezzo è chiaro che chi produce assolutamente completamente in Italia, con filiera produttiva dalla A alla Z tutta tricolore, è chiaro che non può essere competitivo come può essere competitivo un'azienda che magari va a produrre in Oriente. È destinato a chi? A chi va in pista qualche volta, non sempre, non al pilota estremo, ma a chi piace, ma chi ama andare forte, magari con lunghe trasferte autostradali e magari con il commuting urbano di un certo livello. Perché? Perché comprarlo? Questo dettaglio e tutti gli altri lo guardate su Mr. Helmet nel pezzo dedicato. Questa è solo una piccola clip di presentazione. Io ho fatto 2572 km con questo casco, lo restituisco a Nolan Group, lo lascio qui nel camion, mi mancherà un po' e magari potete dirmi anche voi come va. Ciao da Mr. Helmet.